Ancora Abruzzo nell'emergenza, ancora misure straordinarie chieste al governo per ripristinare equilibri in un territorio martoriato da danni climatici eccezionali che destabilizzano economia, vivibilità e futuro. Dopo i fatti del mese di gennaio, CGIL, CISL e UIL si uniscono in un decalogo di priorità da affrontare e di obiettivi da raggiungere in tempi brevissimi per non lasciare soli tutti i territori colpiti nell'emergenza terremoto e maltempo che oggi hanno definito vertenza Abruzzo. Noi chiediamo di rilanciare tutto ciò che abbiamo fin qui determinato, per esempio attraverso la programmazione delle risorse comunitarie, la carta di Pescara, le aree di crisi complessa e le aree di crisi semplice, ma dotandoci anche di altri strumenti che possono rilanciare l'attività produttiva. Noi nella nostra piattaforma, ad esempio, indichiamo le zone economiche speciali per le aree colpite dal terremoto che possono attirare lì nuovi investimenti, investimenti di qualità, investimenti produttivi che possano determinare una nuova fase di sviluppo. Noi chiediamo alla Giunta regionale un'accelerazione su questi temi per incominciare a renderli operativi e per incominciare ad avere ritorni positivi per l'occupazione e per il sociale. Quali saranno gli interlocutori per tutte queste operazioni oltre alla Regione Abruzzo? Io credo che un pezzo di ragionamento vada aperto anche con il governo nazionale, che ha iniziato a fare un percorso positivo con il miliardo di euro stanziato per le aree del cratere, e quindi il governo insieme alla giunta regionale sono per noi le controparti naturali sui quali affrontare questi temi. Bisogna utilizzare gli strumenti che il governo ha messo in piedi per fare una politica di prevenzione, fare un'intesa con le regioni dell'Italia centrale per avere la capacità di un intervento a più lungo periodo. C'è anche il tema del fatto che bisogna evitare assolutamente che l'emergenza ci faccia rallentare l'impegno sulla ripresa e lo sviluppo. La politica dei due tempi sarebbe molto pericolosa, dobbiamo assolutamente evitare che ciò accada, e per questo stiamo attivando tutta una serie di tavoli di verifica per vedere se si prosegue in questa direzione.